11 e 5 direi che possiamo cominciare. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla Tavola Ovale di oggi, 10 dicembre, a proposito di elefanti, storia globale e Carlo Magno, che partirà dalla vicenda ricostruita da Giuseppe Albertoni nel suo libro L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore uscito per il mulino, per esplorare insieme all'autore e a Serena Luzzi i molti significati di questo peculiare dono politico che è segno di un mondo in cui connessioni come queste fra uomini e animali tessevano connessioni fra mondi. Una esplorazione che ci porterà attraverso il Medioevo e l'età moderna, dove altri elefanti sarebbero approdati nelle corti europee di papi e di sovrani. Io ringrazio Giuseppe Albertoni, che è professore ordinario di storia medievale all'Università di Trento, dove si occupa di mondo carolingio e società alto medievale in una prospettiva di comparazione tra storia economica, culturale e politica, e Serena Luzzi, che è professoressa associata di storia moderna, sempre all'Università di Trento, dove insegna fra l'altro storia globale in età moderna e fra i suoi interessi di ricerca più recentemente le scritture carcerarie in età moderna e le culture secolarizzatrici nell'Italia del Settecento. Io ringrazio anche Enrico Valseriati per l'imprescindibile lavoro di supporto tecnico e di regia che rende possibile lo svolgimento della tavola ovale in questa forma virtuale, nell'attesa di poter tornare alle tavole ovali fisicamente intese. E io vi segnalo che i primi 40 minuti del seminario verranno registrati e ricordo a tutti di, salvo a chi parlerà, ai relatori di silenziare i microfoni e spegnere le videocamere per non sovraccaricare la connessione. E nella seconda parte, nell'ultima parte dell'incontro, ci sarà spazio per le domande che potranno essere scritte sulla chat e che avrò cura di leggere e di rivolgere alla relatrice e al relatore. Lascio quindi la parola a Giuseppe Albertoni e a Serena Luzzi. Grazie ancora. Grazie. Dunque, Giuseppe, inizio io? Sì, Sì, certo. ok, avevamo, come dire, organizzato il tutto. Allora, beh, buongiorno a tutti, saluto anch'io appunto tutti i partecipanti, numerosi. Evidentemente, insomma, l'elefante di Carlo Magno, Giuseppe, ha un richiamo. Ringrazio Fernanda, ringrazio Enrico e ringrazio Giuseppe Albertoni, ho avuto piacere di leggere in anteprima il suo libro, un libro non solo affascinante, ma che mi ha dato l'opportunità di riflettere in maniera meno superficiale sulla dimensione politica e simbolica che investe gli animali nel corso del tempo, nel corso dei secoli. Si tratta di considerare il ruolo degli animali in un dato contesto culturale e una pluralità di fattori che entrano in gioco e che mi pare siano tutto sommato rimangano sottovalutati, culturali, politici, scientifici, ma anche sociali, commerciali, economici, artistici e letterari. Ora, alcuni studiosi auspicano a questo proposito, un animal turn, no? Già da una ventina di anni, per la verità, auspicano cioè una svolta storiografica, una nuova e diversa attenzione su questo soggetto. Non siamo di fronte a una svolta, ma certamente c'è un'attenzione crescente degli studi storici sugli animali. Una sensibilità che si riflette oggi nella produzione scientifica sempre più consistente. Bene, oggi qui il protagonista è, come sappiamo, un elefante, Abul Abbas, l'elefante di Carlo Magno che raggiunge faticosamente Aquisgrana nell'anno 802. No? All'epoca l'elefante era una presenza decisamente rara in Europa. Però prima di arrivare ad Abul Abbas, sottrarrò qualche minuto per soffermarmi brevemente sull'introduzione di animali esotici, nell'Europa dell'età moderna.
gli elefanti che attraversano l'Europa non sono più una circostanza troppo rara, evidentemente, ma assieme agli elefanti asiatici, per lo più, vengono via via introdotti animali dall'Asia, dalle Americhe, scimmie, pappagalli, tigri, orsi, leoni, cammelli, rinoceronti e la zebra che Luigi XVI tiene nel suo popolato serraglio a Versailles. È un capitolo di storia globale, in effetti, fatta di spazi sempre più vasti e di molte interazioni, connessioni a vari livelli. Ora, in una prima fase, per tutto il Cinquecento, gli animali esotici sono per lo più inviati in Europa come dono, non sempre, a volte vengono richiesti. Ecco, ma è un dono l'elefante famoso, l'elefante Annone, un elefante bianco, raro, quindi indiano, immortalato da Raffaello, donato al Papa Leone X da Manuele I del Portogallo. Ora, Leone X si affeziona a questo inconsueto animale da compagnia e a quanto pare piange alla sua morte, per quanto ne riferiscono le cronache. Chi non piange è l'aretino, che invece compone una satira contro la corte pontificia e il Papa, il titolo della satira è Le ultime volontà e testamento di Annone, l'elefante. Ora, la presenza di Annone presso la corte pontificia non resta inosservata neanche in Germania, anzi in Germania alimenta, scusate, la polemica contro l'immoralità, no, della corte pontificia, alimenta la denuncia contro la corruzione. Naturalmente tutto questo sostiene anche il verbo di Lutero, si ironizza sul Papa che va a caccia di farfalle mentre il suo elefante giocherella felice, no? Ecco, in Germania forse non era del tutto nota l'inclinazione di Leone X anche per altri animali, per i pappagalli, investiti di una importante simbologia cristologica, che peraltro si dissolverà da lì a poco, nell'arco di pochi decenni, mentre fioriscono il collezionismo e la moda delle voliere impreziosita da pappagalli rari importati dall'India e dall'America meridionale. Una nuova voce dei commerci internazionali che si tende appunto a sottovalutare. Ora, in piena controriforma, la rappresentazione dei ecclesiastici accanto ad animali domestici, pappagalli, scimmie, sarà fermamente condannata, penso in particolare a Paleotti, no? Il che è una conferma di consuetudini non solo diffuse, ma ormai radicate e che coinvolgono, investono per l'appunto gli animali, in particolare gli animali esotici. Devo ricordare anche, accanto ad Annone, l'elefante Salomone. Nel 1551 Salomone viene condotto a Vienna dall'India come dono di nozze per l'arciduca Massimiliano d'Austria. La vicenda è nota anche in virtù della ricostruzione romanzata che ne ha fatto Saramago. Mi limito a ricordare che il passaggio dell'elefante Salomone suggerì ad alcuni osti di sostituire l'insegna della loro locanda con quella dell'elefante. La testimonianza più nota è quella del rinomato ancora oggi albergo all'elefante, per l'appunto, di Bressamonone, ma non è l'unica testimonianze che peraltro consentono di ricostruire nei dettagli l'itinerario fatto. Ora, elefanti, pappagalli, scimmie e quant'altro, non si tratta solo di mere curiosità,
no? Le nozioni scientifiche tradizionali vengono messe in discussione. Gli animali sono rappresentati in modo naturalistico, li si descrive, insomma, circolano per questa via anche nuove conoscenze scientifiche. Sul piano sociale poi si assiste anche a un nuovo fenomeno. Scimmie e pappagalli importati sono trattati alla stregua di animali di compagnia, come suggerisce anche Voltaire nel Candide, nel passo in cui lo schiavo del Suriname lamenta la propria denuncia, la propria condizione incomparabilmente peggiore dei pappagalli, che sì, stanno in gabbia, ma sono molto ben trattati, no? Ora, anche nei discorsi politici settecenteschi troviamo la presenza frequente ormai di animali esotici. Per fare un solo esempio, nella storia naturale di Buffon, gli animali in cattività chiusi in gabbia nel serraglio di Luigi XVI a Versailles diventano una metafora dell'oppressione politica. Siamo a metà Settecento. E al vertice della gerarchia degli animali di Buffon si trova chi? L'elefante, per le sue abilità, per la sua intelligenza, per la sua saggezza, per la sua lealtà, ma anche per il suo carattere nobile, fiero, che si sottrae al servilismo e alla schiavitù. Quindi gli animali sono di volta in volta merce, animali di compagnia, oggetto di studio, simboli. A proposito di simboli, è ora di concentrare l'attenzione sull'elefante protagonista del libro di Giuseppe Albertoni. L'elefante fu richiesto, non fu un dono, ma fu voluto da Carlo Magno in persona. Questo non è un dettaglio, ma è il cardine della ricostruzione di Giuseppe. La frase offre improvvisamente un'altra interpretazione, ci dice l'autore, affidandosi alle parole di Saramago poste in esergo, no? Allora darei la parola adesso a Giuseppe Albertoni, perché ci spieghi la sua interpretazione e come, per quali vie è maturato lo scarto interpretativo rispetto alla letteratura scientifica che già si era occupata di Abul Abbas, dell'elefante di Carlo Magno. Ringrazio Serena per questa domanda, per l'introduzione. Naturalmente, prima di rispondere, ringrazio molto Fernanda Alfieri per aver organizzato l'incontro odierno, e ringrazio molto anche Enrico Valseriati per la cura anche tecnica dell'incontro di oggi. E, sì, il punto di partenza è una passo della Vita Caroli di Eginardo. È riportato all'interno del sedicesimo capitolo della prima biografia di Carlo Magno, che Eginardo scrisse molto probabilmente tra l'828 e l'830. È un passo naturalmente molto famoso, molto studiato. Il fatto che fosse stato Carlo Magno a richiedere l'elefante, però, dal mio punto di vista, spesso è stato trascurato. E da lì, quindi, si è accesa un po' questa scintilla. E cioè, l'idea di riprendere in mano la questione dell'elefante di Carlo Magno, che è già stata più volte analizzata, studiata, però cercando di mettere maggiormente a fuoco la questione del desiderio di Carlo Magno, del motivo perché lo avrebbe portato a volere un elefante. E da questo punto di vista ho richiamato in esergo le parole di Saramago, che fa un po' da sfondo, possiamo dire, a alcuni passi del mio libro, sia per
la questione dell'elefante Salomone evocata da Serena prima, sia per appunto il breve passo che lei ha richiamato e che è tratto da un altro romanzo, cioè L'assedio di Lisbona. E un romanzo estremamente interessante perché racconta le vicende di un correttore di bozze e di un libro di storia dedicato appunto all'assedio di Lisbona, che diciamo correttore di bozze che a un certo punto decide di cambiare una parola all'interno del testo dell'autore. Facendo questo cambia l'intero significato del volume che gli era stato proposto da correggere. Poi attorno a tutta questa vicenda ce ne sono tante altre, però ecco, questo è stato un po' uno spunto che ho cercato di richiamare a proposito dello scarto che ci può essere in collegamento ad un termine specifico, ad una parola. E in questo caso una parola che ci apre un varco rispetto a un tema, cioè il perché all'inizio del fine secolo VIII, inizio del secolo IX, un sovrano che aveva un progetto politico molto ampio e possiamo dire in gran parte anche rafforzato dai consigli, dai suggerimenti, dai quadri culturali, ideologici proposti dagli intellettuali con i quali collaborava. Ecco, come mai questo sovrano aveva deciso di volere un elefante? E a questi aspetti poi dedicheremo le prossime osservazioni che faremo anche grazie alle domande che mi farà Serena, grazie. Sì, intervisto l'autore. Facciamo allora, un dialogo. Sì, è un dialogo. Ora, la vicenda si colloca in una geografia molto, molto ampia, come si può intuire, no? Spazi vasti, Europa, Africa, Asia, la Persia, il regno del Ghana, il deserto del Sahara, le vie carovaniere, e gli attori sono vari e si muovono in spazi cosmopoliti per molti aspetti. Il califfo di Baghdad, un inviato del califfo che raggiunge Pisa, poi raggiunge Carlo Magno che stava a Vercelli, un altro inviato di un emiro, l'ebreo Isacco che è parte di una rete mercantile che dall'Europa si estende verso la Cina. È lui che conduce il pachiderma appunto ad Aquisgrana, dopo un lunghissimo viaggio da Baghdad a Gerusalemme, da Tunisi via mare verso la Toscana, il Gran San Bernardo, povera bestia, e così via, no? C'è anche un alto tasso di mobilità di uomini e di animali a confutare lo stereotipo, come tu scrivi Giuseppe, di un mondo, quello alto medievale, chiuso e statico. Il libro parla insomma di relazioni e connessioni che io tenderei a definire globali, no? Però ecco, tu non fai mai ricorso alla formulazione della storia globale, global history, no? E allora volevo chiederti, Giuseppe, se ritieni che sia una forzatura il ricorso al lessico appunto della storia globale per il contesto storico considerato. Giuseppe lo sa, io avrei inserito queste circostanze in modo esplicito in una cornice di storia globale. Tu preferisci parlare di mondo quadripolare. Sì, diciamo, non ho usato l'espressione di storia globale perché ritengo che per il periodo da me preso in esame, cioè fino al secolo VIII, inizi secolo IX, sia difficile svolgere una ricerca vera e propria di storia globale, e questo a causa delle fonti. Le fonti che io ho analizzato sono di fatto esclusivamente fonti, diciamo, eurocentriche, sono fonti scritte negli ambienti vicino a Carlo Magno. Questo perché, diciamo, per questa fase storica sono le uniche fonti storico-narrative che noi possediamo. E quindi sono delle fonti che già di per sé sono problematiche perché fanno parte di una operazione di costruzione della memoria fatta in ambienti strettamente collegati alla corte di Carlo Magno.
Abbiamo per questa fase storica sicuramente fonti, soprattutto d'ambito bizantino, che però riguardo alla questione da me affrontata non portano nulla. Non abbiamo fonti d'ambito arabo che ricordino i rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid, anche questo è un dato molto interessante, e dunque per questo io ho pensato che, certo, l'orizzonte che io ho cercato di costruire è un orizzonte, possiamo dire, di storia globale, di storia connessa, però l'analisi che io ho potuto fare non è un'analisi di storia globale, perché non ho potuto vedere gli sguardi degli altri rispetto al tema che io ho affrontato. E per questo, diciamo, sono stato cauto a usare l'espressione storia globale, perché mancavano dei presupposti che dal mio punto di vista dovrebbero essere centrali in una ricostruzione di storia globale. Faccio vedere ora, se riesco, una cartina. Vediamo se riesco a fare la condivisione. Si vede? Sì. Ecco, faccio vedere ora una cartina di questo mondo quadripolare a cui ha fatto riferimento anche Serena. Spesso, quando noi studiamo gli eventi, i contesti, le vicende politiche dell'Europa carolingia, tendiamo in qualche maniera a rimuovere il contesto euro-mediterraneo in cui queste vicende si collocavano. Per lo studio della storia del nostro elefante, invece, è estremamente importante ricordarle, perché la richiesta dell'elefante fatta da Carlo Magno a Harun al-Rashid, il famoso califfo abbaside ricordato nelle Mille e una notte, è una richiesta che si collega strettamente a questo quadro. È un quadro in cui accanto all'impero, quello che sta diventando in questa fase impero carolingio, e forse è improprio anche parlarne già come tale, abbiamo naturalmente il vero e proprio erede dell'impero romano, cioè l'impero bizantino. Impero bizantino che in questa fase sta vivendo una grave crisi politica interna ed è anche in rapporti molto difficili con il califfato abbaside. Per quello che riguarda il califfato abbaside, a sua volta è frammentato politicamente al suo interno. E in Nord Africa si afferma l'emirato degli Aghlabidi, che possiamo dire riconosce in qualche maniera l'autorità suprema del califfo di Baghdad. E ciò non avviene invece per l'emirato di Cordova, che proprio a metà del secolo VIII si era staccato dal califfato abbaside in seguito alla ascesa degli Abbasidi. Quindi siamo di fronte a un contesto euro-mediterraneo quadripolare in cui gli interessi di Carlo Magno, che sta per diventare imperatore, convergono con gli interessi del califfo di Baghdad, i quali hanno, se vogliamo semplificare al massimo, due nemici comuni o comunque degli avversari comuni costituiti dall'impero bizantino e dall'emirato di Cordova. Inoltre vi è anche la questione della protezione dei cristiani di Gerusalemme, che gioca un ruolo molto importante nel tentativo di Carlo Magno di proiettarsi nel contesto euro-mediterraneo, sostituendo anche da questo punto di vista gli imperatori bizantini. Ecco, la richiesta dell'elefante va collocata in questo contesto, ed è in questo contesto allora che Carlo Magno, come ricordava prima Serena, inviò tre inviati, così ci dicono gli Annales Regni Francorum, la principale fonte scritta in ambienti strettamente collegati alla corte carolingia, a cui noi possiamo fare riferimento. Ecco, inviò tre inviati alla corte del califfo di Baghdad. Quale fosse stato l'itinerario d'andata, diciamo, dei suoi inviati, noi non lo sappiamo con precisione. Sappiamo da una fonte, possiamo dire, autonoma rispetto agli Annales Regni Francorum, almeno parzialmente autonoma forse rispetto agli Annales Regni Francorum e soprattutto alla Vita Caroli de Ginardo, e cioè una fonte geografica conosciuta, così possiamo dire,
comunemente col titolo di Miracula Sancti Genesi, cioè Miracoli di San Genesio, scritta nel contesto della abbazia di Reichenau. Ecco, da questa fonte sappiamo che gli inviati di Carlo Magno arrivarono grosso modo vicino a Venezia, qui incontrarono altri viaggiatori, ecco, semplifico al massimo le vicende, e da qui sarebbero partiti per giungere a Gerusalemme, poi arrivare a Baghdad e poi richiedere l'elefante. Come sia avvenuta la richiesta dell'elefante purtroppo noi non lo sappiamo, le nostre fonti sono estremamente sintetiche e ci forniscono dei dati ridotti all'osso, ecco, diciamo così. Sappiamo, come aveva anticipato prima Serena, che subito all'indomani dell'incoronazione imperiale del 25 dicembre, la Pasqua successiva, diciamo, cioè durante l'autunno successivo, dopo che successivamente alla Pasqua Carlo Magno era partito da Roma e gradatamente stava tornando verso Aquisgrana, ecco, sappiamo che Carlo Magno fu raggiunto da dei messaggeri di Harun al-Rashid che l'avvisavano dell'arrivo dell'elefante e richiedevano anche che fosse Carlo Magno a organizzare la logistica del trasporto dell'elefante dall'odierna Tunisia fino all'Italia. E sappiamo che l'elefante arrivò all'inizio dell'autunno dell'801 in Italia, sbarcò a Porto Venere, da qui si diresse verso Vercelli, dove rimase bloccato a causa delle nevi che impedivano l'accesso al Gran San Bernardo, e solo nella primavera successiva, nella primavera dell'802, poté proseguire il suo percorso e giungere ad Aquisgrana. Naturalmente dobbiamo immaginare il grande sforzo logistico legato a questo viaggio, e ricordiamoci anche che quando arrivò ad Aquisgrana l'elefante era accompagnato da solo uno dei tre inviati di Carlo Magno, perché gli altri due erano morti durante questo viaggio durato 5 anni. L'unico sopravvissuto è l'ebreo Isacco, che era stato incaricato da Carlo Magno a guidare, diciamo così, la spedizione per la richiesta dell'elefante, e anche qui siamo di fronte ad un elemento molto importante per farci capire la rete di rapporti che collegava in questo contesto il mondo euro-mediterraneo e il ruolo molto importante svolto all'interno di questa rete di rapporti da mercanti e oggi diremo anche da mediatori culturali e ebraici. Ecco, una ipotetica immagine di Isacco col suo elefante, secondo alcuni noi la ritroveremmo nel famoso Atlante catalano di fine XIV secolo, dove accanto al re di Delhi viene rappresentato una persona che viene identificata con un ebreo che avrebbe guidato un elefante e che per alcuni studiosi forse rimanda al famoso Isacco con l'elefante Abu l'Abbas, ma di questo poi magari ne possiamo riparlare tra poco. Intanto interrompo la condivisione e ridò la parola a Serena. Sì, grazie. Allora, il terzo capitolo del volume è dedicato al mondo visto da Aquisgrana. Ora, nonostante questa vasta rete di contatti, di mondi connessi, di relazioni di cui Giuseppe ci ha appena parlato, non troviamo però espressione ad Aquisgrana di un interesse, diciamo così, vagamente etnografico nei confronti di altre popolazioni. Non dico i persiani, ma nemmeno le popolazioni che stavano lungo le frontiere del Reno. Tu, Giuseppe, segnali questo silenzio che si contrappone al rumore, per così dire, del movimento di persone e animali lungo loro rotte vaste e lontane. Come si può spiegare questo silenzio, questo strano silenzio?
Si può spiegare innanzitutto tenendo conto della tipologia delle nostre fonti. E come vi ho detto prima, purtroppo noi abbiamo pochissimi dati in realtà riguardo all'elefante di Carlo Magno, ma questo non ci deve stupire perché anche per alcuni dei principali personaggi dell'età carolingia noi abbiamo solamente pochi cenni nelle fonti che ci sono giunte e all'interno della vita, scusate, all'interno degli Annales Regni Francorum noi troviamo più righe dedicate all'elefante di Carlo Magno rispetto alle righe che sono dedicate alle sue mogli o ai figli. Quindi, diciamo, pur essendo poche righe, sono righe, in ogni caso, significative. Certo, un aspetto che, caratterizza l'età carolingia è l'assoluto, oggi potremmo dire, disinteresse per l'altro, almeno all'interno delle fonti a noi giunte. Noi non abbiamo, fonti di carattere, etnografico, non abbiamo fonti che, per esempio, ci descrivano questi rapporti con il mondo arabo-islamico a cui abbiamo fatto riferimento. Non abbiamo descrizione nemmeno, come diceva Serena, di popolazioni vicine ai confini, quello che stava diventando in questa fase l'impero carolingio. Questo come si spiega? Si spiega soprattutto, dal mio punto di vista, con il forte peso della tradizione antica. Siamo di fronte ad una cultura che si rapporta direttamente, strettamente con la tradizione antica, con la tradizione romana che veniva rilanciata anche dal punto di vista politico con il ritorno del nomen imperatoris, del titolo di imperatore in Occidente. Quindi, si guarda verso il mondo attraverso gli occhi, antichi, attraverso gli occhi della, tradizione, storica o anche geografica romana. Laddove si introduce un elemento, diciamo così, tra virgolette, di innovazione, lo si introduce riprendendo anche una, possiamo dire, inserendo all'interno di questa tradizione la simbologia cristiana. Ecco che per le poche mappe che ci sono giunte in relazione a questo periodo, noi abbiamo delle mappe che non descrivono realisticamente il mondo, ma lo descrivono simbolicamente. Naturalmente altre dovevano essere le conoscenze geografiche o anche etnografiche che erano trasmesse molto probabilmente dal punto di vista della comunicazione orale, che però non ha lasciato traccia. È ovvio che quando Isacco con i suoi due compagni di viaggio parte da Aquisgrana per arrivare a Baghdad, sapeva che itinerario doveva fare, sapeva dove doveva prendere le navi, eccetera, eccetera. Però tutta questa, possiamo dire, logistica del viaggio a noi sono rimaste pochi frammenti, soprattutto in alcune fonti agiografiche. Ecco, questo peso dell'antico, ma questo poi magari ne parleremo tra brevissimo, vi era anche nella richiesta dell'elefante. Quindi da Aquisgrana possiamo dire si guarda il mondo con occhi antichi e non a caso negli Annales Regni Francorum, nella Vita Caroli, Harun al-Rashid non è mai definito come il califfo abbaside, così come facciamo noi, ma come il re dei persiani. Quindi si riprende un modello antico e lo si riversa sulla realtà in cui ci si trova. Grazie. Ora, un passaggio cruciale, quello del linguaggio simbolico. Un ampio spazio è dedicato agli animali parlanti, come li definisce l'autore. Aquile, leoni, il gallo, passeri, passeri solitari, il lupo, insomma, animali protagonisti di un linguaggio simbolico di cui si alimenta la comunicazione politica e letteraria carolingia. Ora, la chiave per comprendere la richiesta di Carlo Magno sta proprio nella dimensione simbolica che investe l'elefante, no? Questo è un passaggio fondamentale della ricostruzione proposta da Giuseppe Albertoni. Ecco, allora il quesito cruciale a cui tutto sommato Giuseppe non hai ancora risposto. Perché Carlo Magno chiede, vuole
un elefante. Cosa simboleggia questo animale? Ma poi c'è una seconda domanda che ti voglio fare. Perché la simbologia dell'elefante a una certa fase scompare? Peggio, l'elefante di Carlo Magno Abu l'Abbas subirà censure, addirittura la rimozione, e sarà travolto dai nazionalismi. Sì, allora cerco di rispondere brevemente perché vedo che già il tempo sta a nostra disposizione, sta finendo, quindi cerco di essere il più sintetico possibile, poi in caso possiamo approfondire alcuni elementi tramite le domande. Ecco, la mia proposta è che la richiesta di Carlo Magno sia strettamente legata alla simbologia greco-romana dell'elefante. Ne hai fatto riferimento anche tu prima in maniera indiretta quando hai parlato di Buffon. In Buffon noi ritroviamo le stesse caratteristiche, possiamo dire, dell'elefante che noi troviamo in Aristotele. Dalle ricerche sugli animali di Aristotele in poi, l'elefante viene rappresentato come l'elefante come l'animale più vicino all'uomo, animale dotato di intelligenza, di sensibilità, addirittura per alcuni di una propria religiosità. Un animale che esegue gli ordini, ma lo fa non perché è costretto, ma perché capisce il senso di quello che gli viene richiesto e quindi aderisce alla richiesta e svolge quanto gli viene richiesto. Per questo l'elefante, a partire da Aristotele in poi, se sto semplificando al massimo, è appunto l'animale che si inginocchia davanti ai re, perché è l'animale che capisce l'importanza della regalità e quindi omaggia questa regalità attraverso un atto che è contemporaneamente un atto che gli viene richiesto, ma anche un atto che lui svolge in maniera autonoma. Questa rappresentazione parte da Aristotele, la ritroviamo in Plinio, e si trasmette fino all'età carolingia. Importante è infatti ricordare che autori, per esempio, come Plinio, erano letti, ampiamente letti, dagli intellettuali che gravitavano attorno a Carlo Magno e che quindi avevano piena consapevolezza di questo. E poi, oltre alla tradizione, diciamo così, filosofico-naturalistica, aveva avuto una grande importanza la tradizione storica. In particolare la tradizione storica trasmessa non tanto dalle opere dei grandi autori, come in questo caso, non so, pensiamo Livio, Svetonio, eccetera, ma soprattutto tramite delle epitomi fatte in epoca successiva, delle grandi opere dell'antichità, epitomi che giravano ampiamente tra gli intellettuali carolingi. Ricordiamoci che Paolo Diacono, il famoso Longobardo, che fu tra i principali collaboratori di Carlo Magno per un certo periodo, fu anche autore di una storia romana, in cui compendiava, ecco, in breve, ecco, opere precedenti. E da questo punto di vista vi è anche la trasmissione di una particolare tradizione, cioè la tradizione del possiamo dire riconoscimento dell'autorità imperiale romana occidentale attraverso l'invio da parte dei sovrani orientali, in particolare degli imperatori persiani, di oggetti dal particolare valore simbolico o di animali dal particolare valore simbolico, tra cui gli elefanti. E quindi poi il modello è questo, è il modello del riconoscimento del potere del sovrano occidentale attraverso l'invio di un dono unico da parte di un sovrano orientale. Ecco, secondo me la proposta del mio libro è che questo è l'elemento che fa scattare la richiesta dell'elefante, cioè siamo nel contesto dell'incoronazione imperiale, gli anni che precedono l'incoronazione imperiale, in questo contesto secondo me nasce anche la volontà di riprodurre un quadro antico di rapporto tra Occidente e Oriente, con l'omaggio dell'Oriente, del principale sovrano dell'Oriente, al principale sovrano dell'Occidente. E questo omaggio avviene attraverso l'elefante.
E questa tradizione, secondo me, nella richiesta di Carlo Magno ha avuto più importanza rispetto alla tradizione della zoologia cristiana, che in ogni caso si sviluppa in questa fase e che trova invece magari maggior seguito anche da parte degli intellettuali carolingi in altri contesti. Ma la simbologia cristiana dell'elefante è una simbologia ambivalente, che lo interpreta sia in senso cristologico sia però come emblema del peccatore. Tutte e due queste simbologie sono condensate, sono riportate all'interno del Fisiologo, questo trattato sulla natura degli animali e non solo, che dalla Nord Africa si trasmise in età tardo antica a gran parte del contesto euro-mediterraneo con varie redazioni. E il Fisiologo era conosciuto nell'età di Carlo Magno. Noi abbiamo dei codici che risalgono proprio all'età di Carlo Magno che oggi sono conservati a Berna. E l'interpretazione riportata nel Fisiologo è sicuramente di grande rilevanza, ma dal mio punto di vista non fu questa a spingere Carlo Magno alla richiesta dell'elefante. Ecco, in questo io contesto, possiamo dire, l'interpretazione di alcuni studiosi che invece hanno ritenuto che Carlo Magno volesse costruire con l'arrivo dell'elefante una sorta di paradiso terrestre ad Aquisgrana, con un giardino zoologico al cui interno vi sarebbero stati animali dalla simbologia cristiana. Ecco, tutto ciò, secondo me, ma adesso è troppo lungo per spiegarlo, comunque si basa su richiami alle fonti piuttosto possiamo dire traballanti, ecco, diciamo così, e al contempo sottovaluta il ruolo invece della tradizione greco-romana nella rappresentazione dell'elefante come l'animale più vicino alla regalità. Penso di aver risposto alle questioni. Direi di sì, direi di sì. Potremmo continuare, ma insomma, sì. Ci fermiamo. Ecco. Grazie. Forse, scusa, aggiungo su un'ultimissima cosa, poi lascio, legata al nome dell'elefante. Ecco, l'interpretazione, diciamo così, chiamiamola legata alla costruzione del giardino zoologico che riproduce il paradiso, secondo me è poco conciliabile anche col fatto che Carlo Magno abbia deciso di mantenere il nome dell'elefante che era stato dato da Harun al-Rashid e che egli mantenne, cioè Abu l-Abbas. Che cosa significasse questo nome molto discusso dagli storici? Molto probabilmente rimandava al fondatore della dinastia Abbaside e quindi era un nome che ricordava chi aveva fatto il dono. Secondo altri rimandava ad un altro esponente della dinastia Abbaside che era strettamente imparentato anche con Maometto, però diciamo è un nome, anche in questo caso un nome parlante che ricorda il donatore e ricorda quindi il significato che il dono aveva anche per chi aveva inviato questo animale, ed è significativo che Carlo Magno abbia mantenuto questo nome, non l'abbia cambiato. Ecco, un elefante di nome Abu l-Abbas in paradiso a me sembra un po' fuori luogo, però naturalmente su questo possiamo parlarne. Scusate, abbiamo ancora 2 minuti perché Giuseppe possa spiegare l'esaurirsi di questa simbologia e poi il nesso con le censure. Sì, lo faccio proprio in 1 minuto o 2. Ricordiamoci che Carlo Magno è contemporaneamente personaggio storico e personaggio letterario. Al personaggio storico, a partire dal secolo XI, si sovrappone il personaggio letterario che viene sviluppato all'interno della Chanson d'Avalon e all'interno di un nuovo
contesto di interpretazione dei rapporti tra mondo cristiano e mondo musulmano molto diverso da quello reale, come abbiamo visto. Carlo Magno è molto pragmatico, quindi diciamo combatte o si allea con i musulmani a seconda dei casi, ecco. E in un contesto invece in cui viene rappresentato come il grande condottiero cristiano contro il mondo musulmano. Ecco, in questo contesto, naturalmente, evocare l'elefante non era più il caso. E quindi gradatamente nelle rappresentazioni di Carlo Magno l'elefante sparisce completamente, non è più funzionale. Ci saranno certo poi altri sovrani che avranno degli elefanti, cioè è il caso di Federico II, è il caso di Luigi IX il Santo, che però se ne sbarazza subito, lo regala al suo cognato perché non lo vuole avere. E poi quelli che ha ricordato per l'età moderna e serena. Però, secondo me, siamo già di fronte a una nuova, possiamo dire, significato simbolico dell'elefante, che in questo secondo caso è legato soprattutto all'esotismo. E quindi l'animale esotico che richiama l'Oriente, ma viene perso quel significato politico che invece sta alla base della richiesta di Carlo Magno. Quando Carlo Magno diventa il paladino della cristianità, non è più possibile rappresentarlo con l'elefante Abul Abbas vicino. E quindi l'elefante Abul Abbas sparisce da tutte le rappresentazioni di Carlo Magno, a tutte le rievocazioni successive, e non a caso ricompare, possiamo dire, all'interno degli interessi degli studiosi negli ultimi 20-30 anni, quindi quando ormai si è riaffermato appunto un interesse di storia globale che porta a studiare in maniera diversa anche questi fenomeni. Grazie a Serena, grazie a Giuseppe per aver in così poco tempo richiamato i molti significati di questa peculiare presenza ad Aquisgrana, di questo dono che Carlo Magno fa, per così dire, a se stesso, con tutti i significati che questo appunto desiderio poteva avere. Adesso abbiamo